Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta. Oggi ore 23:43 del 18 dicembre 2012, dove vi voglio portare in risalto la notizia, qui nel luogo che vi dirò alla fine, di Paolo Villaggio, il nostro grande mitico Fantozzi. I suoi retroscena. Sì, vi voglio svelare alcuni suoi misteri della vita. Allora, lui professionalmente è partito come altri, naturalmente, insieme a De André e a Berlusconi, in una nave crociera a fare tutti e tre forme di intrattenimento per il pubblico pagante del viaggio nella crociera. De André, come potete già immaginare, faceva colui che suonava la chitarra. Il nostro mitico Berlusconi, come forse già sapete, suonava il piano e cantava, naturalmente in piani distinti si esibivano, e il nostro grande Paolo Villaggio faceva bensì l'animatore, ed erano grandi, grandi amici tutti e tre, ok? Tutti e tre sognavano quello che possono diventati da grandi, logicamente, di cui poi Berlusconi si ricordano bene che era quello che per loro era più nel... una cosa inavvicinabile, irraggiungibile, cioè quello di poter avere una televisione tutta propria, qua di là. Mentre nei loro sogni a cassetto ci credevano di più, naturalmente. Questo poi lascio da voi, magari, pensare una vostra, insomma. Mentre poi da questo, naturalmente, ha fatto la gavetta da animatore, Paolo Villaggio, e questa è la piccola sfaccettatura di partenza. Paolo Villaggio ha fatto tanti film, naturalmente lui ha fatto la parte dell'idiota, del fantozzino, e naturalmente lui stesso dichiara, naturalmente, lo potete andare a vedere a livello giornalistico, comunque io per conoscenza comunque so un po' della sua vita, della sua biografia, che in pratica lo faceva solo per soldi. Ogni film lui prendeva soldi e amava fare una bella vita, ok? E quindi molto spesso gli capitava che dopo tot film che raccattava soldi, si è messo anche a fare dei film che lui non gli piacevano per niente, proprio li detestava proprio. Però li faceva perché aveva bisogno di soldi, logicamente, per fare la bella vita, logicamente. Adesso comunque ha raggiunto un certo target di soldi e vi sto facendo questo video perché vi voglio mandare la notizia che dichiara che comunque si va in pensione, non farà più niente, insomma. Che la breve collaborazione con André è partita soltanto per un discorso di amicizia nelle navi crociere, non perché è un simpatizzante di ideali di sinistra, logicamente ha fatto una canzone, è finita lì, insomma, di Re Carlo, insomma, se voi non lo sapete andate a cercare, ma penso che lo sapete. Chi mi ascolta, sono sicuro. E poi, naturalmente, alle domande, naturalmente, come del tipo che Gassman reputava lo stesso Fantozzi un cane, lui si è sempre difeso dicendo: no, vabbè, lui diceva per scherzare, un po' per provocarmi. Però, logicamente, non so se vale molto questa dichiarazione sua, insomma. Dubito, insomma, perché non è che è un cane, cioè. Era un cane riferito a quello che faceva, insomma, comicità molto demenziale alla fine, niente di che, quindi un po' vuoto, insomma, a livello di reale. Ha fatto il suo personaggio, quello di Fantozzi, insomma, che conosciamo tutti più come Fantozzi che come Paolo Villaggio, come nome. Quello che ha fatto di film come Paolo Villaggio, non sappiamo nemmeno i nomi dei film, io non mi ricordo, c'è qualcosa contingente alla Luna, non mi ricordo uno di tanti film, ma la maggior parte di Paolo Villaggio ha funzionato poco. L'unico personaggio che lui ha creato ed era forte come a livello di bucare lo schema è stato quello di episodi di Fantozzi. Fantozzi va in pensione, Fantozzi contro tutti, Fantozzi contro Dracula e quanti altri, insomma, quelli della collaborazione con Sorce, insomma, quelli con Fellini, Santa Maria Perenti, ma quello che lui ricorda meglio è naturalmente è la collaborazione nei film del mitico Fantozzi con Ragionier Fellini, ovviamente. E diceva che naturalmente lui stesso sa benissimo che il Ragionier Fellini era sicuramente un ottimo attore, logicamente, però la recita era tutta basata sul protagonista che era lui, quindi logicamente nei film abbiamo dato sempre molto più importanza forse a Fantozzi. Vi voglio dire questo, voi vi chiederete: ma perché parli di questo?
sembra che fai più una biografia come ho accennato all'inizio. No, voglio portare un'altra riflessione dopo di quella di Benigni, logicamente, che fa quello che fa dopo aver fatto il comico. Vi voglio portare la riflessione che anche Grillo ha fatto il comico per quello che ha fatto, e vi voglio invece portare il contrasto che Paolo Villaggio ha fatto il comico, ma in chiare lettere ha cercato solo il benessere e andare in pensione con un bel cachet in banca, e non si è degnato di fare lo scemo in trasmissioni televisive o rincoglionito facendo propagande elettorali o slogan di qualche tipo, insomma, per farla pubblicizzare magari il valore di marchio la Rai o la Medias o quant'altro, insomma. Quindi io do rispetto a Paolo Villaggio, lo rispetto come personaggio che parla in maniera chiara e precisa, insomma, senza tanti fronzoli, senza tante sì, senza sentirsi sporco in qualche modo. Ha fatto l'attore perché gli sembrava la professione che più ideale per lui, l'ha fatto per soldi, come nessuno fa il lavoro perché prende uno stipendio, non per altro, insomma, non per vocazione o per idealismi, e lo fa in maniera franca e tranquilla, pacata, senza tanti fronzoli, o comunque sia nelle collaborazioni con Fellini o con De André o con quanti altri. Uno potrebbe immaginare che ovviamente sta ruota nella sfera degli intellettuali di sinistra, ma in realtà lui non è mai fregato niente della politica. E vi porto questo riassunto perché logicamente nei grandi canali, quelli diciamo di primo livello, di primo ordine, Paolo Villaggio entra poco in scena, insomma, e non gliene frega manco niente, io lo posso garantire, anche se non sono un amico fidelissimo, però lo seguo e per quello che posso aver percepito attraverso il mondo che lo circonda, le persone che conosce, è filtrato questo, insomma, ecco. E in più questa cosa comunque sia la si può anche trovare, io non l'ho cercata, ma si può trovare anche su internet, se dico il vero o dico il falso, sicuramente, ragazzi. Benvenuti, grande Fantozzi, sei un numero uno. Bravo Paolo Villaggio, dovremmo parlare tutti come te. Purtroppo non ti danno alle 8 di sera Rai 1. Arrivederci, siamo a Senigallia.